E tanto buongiorno per tutti ragazzi, io sono Ferrix e siamo qui oggi ancora con un altro glitch su Fallout 4. Vi riportiamo il glitch per avere tappi infiniti perché ragazzi praticamente è stato patchato quello del nostro vecchio video, quindi quel video non è più valido. Cosa ci serve? Ci serve il nostro carissimo Dog Meat ragazzi. E seconda cosa, dovete essere entrati nella confraternita d'acciaio. Vi porterò due glitch per quanto riguarda la confraternita d'acciaio. Una che può essere fatta solo a fine game e solo dopo aver diciamo finito il gioco con la confraternita, e il primo che può essere fatto in qualsiasi momento per portare praticamente la documentazione tecnica al censore e Quillian. Bene ragazzi, cosa dovete fare? Vi faccio vedere innanzitutto il trucco di duplicazione. Questo qua è un trucco valido per qualsiasi cosa, quindi potete duplicare qualsiasi cosa. E con Dogmeat dovremmo duplicare quindi o la documentazione tecnica buona per il censore Quillian, mentre il censore Ingram vi richiederà del liquido refrigerante. Bene, ovviamente quella del liquido refrigerante è molto più conveniente perché con meno pezzi si riesce ad avere più tappi. Per crearlo, questo refrigerante lo potete creare da qualsiasi banco di lavoro, e per duplicare vi ricordo il trucchetto, quindi dovete avere Dogmeat con voi. Dovete dire a Dogmeat di andare molto lontano rispetto alla vostra posizione. Bello. E una volta che sarà lontano, e mi raccomando, guardate la coda quando scodinzola, quando inizia a scodinzolare o comunque quando si ferma totalmente, dite di prendere l'oggetto. Quando è lì vicino a voi, quando si sta per abbassare a prenderlo, lo prendete anche voi in mano, quindi lo tirate su. Quindi vi verrà preso un oggetto nell'inventario e un oggetto lo prenderà Dogmeat, e così vi si sdoppierà. Rifate questa operazione più e più volte, molte volte diciamo, più volte che avete voglia, più volte che vi serve di raggiungere un obiettivo. Ad esempio, devo raggiungere 10.000 tappi per poter fare un obiettivo per quanto riguarda il trofeo. Una volta che siete soddisfatti, andate sul Priden, dove troverete qui subito a destra il censore che vi chiederà la documentazione tecnica. Però guardate, io calcolate, gli do circa 44 documentazioni tecniche e mi dà pochissimi tappi in confronto a quelli che mi darà poi il censore Ingram. Infatti con 44 documentazioni tecniche ricevo all'incirca un migliaio di tappi, che sono veramente pochi per il lavoro lungo che bisogna fare per duplicare questi oggetti. Proseguendo più avanti troverete qui appunto il censore Ingram, che vi chiederà appunto di questo liquido refrigerante. Voi gli darete il liquido refrigerante e vi darà con circa, mi pare qua ne ho date 13 liquidi refrigeranti, vi darà più o meno i stessi tappi che ve ne sono stati dati, 44 con 44 documentazioni tecniche. Ovviamente però per fare questo qua di Ingram dovete aver finito il gioco, e dovete aver finito il gioco con la confraternita d'acciaio. Mi raccomando, un consiglio: depositate una documentazione tecnica e un liquido refrigerante prima di andarli a consegnare, perché non potrete decidere quante consegnarne. Comunque, prima di chiudere il video ragazzi, una chicca: vi faccio vedere il jetpack. Anche se volete prendere il jetpack, vi basterà finire diciamo la storia con la confraternita d'acciaio e vi verrà dato in automatico. Quindi guardate della figata di girare con l'armatura atomica con il jetpack. Bene ragazzi, anche questo video finisce qui. Lasciate tantissimi like per continuare con i glitch e altri video su Fallout. Da Ferrix è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.